Lo statuto originale porta la data del 1 agosto del 1924 e questa è la data di nascita del glorioso Circolo Canottieri, la Pescara, oggi pienamente attivo come un secolo fa e pronto a festeggiare come si conviene l'evento. Targhe celebrative da parte del Comune e della Regione, una pergamena del 1926 firmata Gabriele D'Annunzio e perfino un inno realizzato grazie all'intelligenza artificiale per rendere il giusto onore ad una storica associazione sportiva che guarda con estrema attenzione anche al sociale. È un pezzo di storia della nostra città. Siamo riusciti a vincere nuovamente la Coppa Caccialanza a livello nazionale per l'attività giovanile. Per questo devo ringraziare tutti i tecnici del circolo e tutti gli iscritti, ma soprattutto abbiamo portato avanti delle attività di canottaggio sociale per le donne malate di tumore al seno che hanno avuto interventi e attività con i minori che hanno avuto problemi con la giustizia e molte attività con le scuole che abbiamo ottenuto ottimi risultati. Questa mattina la suggestiva sfilata dei canottieri dalla diga foranea fino all'attracco delle canoe lungo il fiume e la consegna delle targhe da parte del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del sindaco Carlo Masci, che ne approfitta per fare il punto della situazione per quel che riguarda la consegna dei lavori della rinnovata sede storica, detta anche Pescarina. C'è un'interlocuzione continua con la sovrintendenza per quanto riguarda la tempistica? Sì, e il lavoro è stato complesso, lo vediamo anche dal fatto che comunque l'intervento è stato radicale, però la sovrintendenza sta seguendo la questione in maniera puntuale, noi ci sentiamo sempre, quindi stiamo cercando anche di accelerare sempre più gli interventi, abbiamo detto alla sovrintendenza di fare in modo che ci siano delle tempistiche puntuali, anche se il lavoro è veramente molto complesso. Quando si interviene su strutture del genere è chiaro che i tempi si dilatano in relazione al fatto che nel momento in cui vai a toccare degli immobili che hanno una storia e hanno un tempo lungo, è chiaro che i problemi ci sono, però la sovrintendenza è il soggetto che può seguire meglio di tutti questi lavori e per questo è stato affidato a lei l'intervento.